veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno li presi a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei resta sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Viva 16 anni, quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a Ninna Nanna. E stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con un bimbo da fasciare. Per gioco e forse per amore, che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita i ricordi, il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi siamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per i ladri le puttane io sono Gesù Bambino. Fatti bravo. Grazie. E oggi volo, sogno, sono immerso in un universo femminile che mi riserva sorprese meravigliose. È una serata particolare. Per me è molto. Poi adesso, insomma, mi... racconto una piccola cosa. Canzone particolare, Sanremo. Sì, questa è stata censurata. Esatto, lì volevo arrivare, che tu l'hai cantata stasera nella versione che in quegli anni... insomma un po' timorosi, pavidi di quel mondo, di quella Rai, non fu fatta cantare così. Hai detto per i ladri e le puttane, esatto. Io solo, ci sono sempre stesso. State poi hanno anche me hanno, mi hanno censurato per il mondo che ci apparterrà. Beh sì. Quindi censura, insomma, non potevamo non avere, non scherzi, il mondo hai volato sempre più alto delle censure. Grazie Nicoletta. Figurati, voglio raccontare una piccola cosa a Lucio. Ci mancherebbe. Perché mi sembra normale. Allora, io Lucio lo conoscevo quando avevo 14 anni, perché allora si andava a vedere un po' di gruppi in giro e lui stava suonando con i Flipper. I mitici Flipper. I mitici Flipper. Quali parleremo. E io ero lì con degli amici miei di Venezia che non mi volevano riaccompagnare a casa. Sì. Allora sono andata da loro. Corteggiatori, e ho detto, ragazzi, corteggiatori. I corteggiatori, insomma, che però hanno lasciato lì perché io volevo rimanere di più. E allora alla fine è stata la prima volta che io ho aiutato a scaricare strumenti.
perché mi hanno accompagnato loro a casa e io come scambio li ho aiutati a scaricare gli strumenti. Quindi il corteggiatore che ti fa scaricare, beh, insomma, i ragazzi della band entreranno ancora di più in empatia con te. E poi una piccola cosa, in estate stavamo facendo un album all'RCA, tutte e due, no? Faceva un caldo di terribile. E allora stavamo in mutandine, perché sai, chi se ne frega. Allora chiamavano questa l'RCA di allora, è l'RCA della Bella e la Bestia. Perché, certo. Perché Lucio è pieno di peli, era pienissimo di peli. E io neanche uno, però. E tu, lascia stare. Volevo così ricordarlo per un amore mio particolare. Va bene. Vi saluto, vi ringrazio. E io ti accompagno pensando alla visione dell'RCA al caldo. Buonasera a tutti.